Amici, amici di Simone Mazzola, Padel & Tech e Padel Review, buonasera. Siamo qui per parlare ovviamente del World Padel Tour di Copenaghen. Dopo lo sfolgorante successo della scorsa videochat, vabbè, veniamocela un po' così, facciamo un pochino di fumo, no, scherzi a parte. Ovviamente siamo qui per parlare del torneo, darvi qualche novità e anche qualche novità sul futuro. Ovviamente ci sono io, Simone Mazzola, e bentornato anche a Emiliano Cartia. Ciao Emi. Mi Sì, senti? ora sì, è saltata tutte cose. Eccoci qua, scusate. Ciao a tutti. Troppo è saltata la connessione, ora ci sono tornato, eccomi qua. Perfetto, perfetto. Allora, come detto, si parla chiaramente del World Padel Tour di Copenaghen. Io partirei con il tuo classico, ormai appuntamento fisso, il tuo ricapitolo un pochino sugli italiani, sulle italiane in realtà, perché come sempre gentilissimo prima, le italiane facciamo il solito recap e poi andremo con torneo principale e come abbiamo chiamato questa chat, la caduta degli dèi. Hanno giocato le italiane a Copenaghen? Non lo so, Non ti... non so, mi hanno detto di sì, mi hanno detto di sì. Allora, non è andata proprio bene, diciamo. Nessuna italiana che si è qualificata al tabellone principale. Non c'erano Sussarello Vinci per un impegno della Vinci, anche impegnata tra l'altro agli Internazionali d'Italia come ospite. E altri impegni personali, tra cui anche la serie B con la squadra di Gottfried Pinerolo. Quindi non era presente. Sussarello ha fatto un ritorno al passato con Chiara Pappacena, che è stata la sua compagna per anni. Come per anni sono state campionesse italiane sia indoor che outdoor. Hanno vinto una partita, non si sono qualificate poi per il tabellone principale. Al tabellone principale c'era la sola Carolina Orsi, come ormai succede da inizio stagione, in coppia con Sandra Belverma. Sono state rullate da Lucia Sainz e Marta Marrero, partita nettamente dominata dall'esperta coppia spagnola. Quindi diciamo che è stato un Copenhagen Open, Danish Padel Open, un po' da dimenticare per i colori azzurri al femminile. Per il maschile, come al solito, non c'era, diciamo, nessun italiano iscritto, quindi guardiamo avanti e parleremo poi la prossima settimana di Premier Padel, dove comunque gli italiani anche al maschile hanno partecipato al torneo. Parliamo allora del torneo principale e andiamo a capire un pochino. Noi ci siamo sempre lamentati del fatto che vincono sempre le stesse, le finali sono sempre le stesse. Ah, dai, dai, ce l'abbiamo fatta a tirargli un po' di sfortuna e senza che ce le vogliano ovviamente le due coppie numero uno e numero due, però in questo caso sono state eliminate tutte e due prima della finale inedita, molto 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 interessante anche andare ad analizzare probabilmente i perché della sconfitta, i perché, che cosa è successo, anche se dobbiamo tornare a dire hanno dominato fino ad oggi, quindi un inciampo ci sta. Possiamo dire che la partita tra Osorio Iglesias e Ary Sánchez Paula José María è stata una partita piacevole, perlomeno a me è piaciuta molto. C'è stato combattimento. Faccio fatica a dire qualche strascico dell'infortunio di Ary Sánchez possa essersi fatto sentire. Non lo so, non mi è sembrata in particolare difficoltà, sebbene un qualcosa di troppo abbia sbagliato. Osorio Iglesias che hanno giocato un'ottima partita e, come sempre succede, dici: vabbè, hanno giocato l'ottima partita, hanno eliminato le due, manca solo le uno, ovviamente adesso vanno fino in fondo. Ecco, anche stavolta non ce l'hanno fatta. Allora, partiamo dall'inizio, diciamo che sicuramente Marta Ortega e Bea Gonzalez hanno ascoltato i nostri podcast delle scorse settimane in cui abbiamo detto che non avrebbero mai potuto vincere contro almeno le numero uno al mondo, quindi l'hanno ascoltato, si sono caricate, usano tipo le nostre video chat, i nostri podcast come colonna sonora, come noi usiamo la colonna sonora di Rocky 4 e quindi hanno... Chiaro. Si sono, vabbè, poi ne parleremo, hanno eliminato le numero uno al mondo in maniera abbastanza netta. Per quanto riguarda invece, sì, José María Sánchez, secondo torneo un po'
difficile per loro. L'altra volta c'era la scusa dell'infortunio di Ari Sanchez. Diciamo che però intanto si sono vendicate di Lucia Martinez e di Esther Carnicero, rifilando loro un doppio un 6-0-6-0 che non ha lasciato proprio alcun dubbio su quale sia la coppia più forte tra le due. E quindi si aspettava comunque un torneo importante nuovo per José María e Sanchez, che invece sono fermate contro, come hai detto tu, Sor Iglesias, partita combattuta 6-4-7-5. Chi si aspettava, anche come hai detto tu, finalmente l'exploit di Osorio Iglesias, si è dovuto ricredere, perché poi in semifinale sono state battute nettamente da Alaieto e Sofia Araujo. Quindi riescono a fare finalmente un torneo fatto bene Osorio Iglesias, però si fermano al momento più bello, quando hanno l'opportunità veramente di arrivare in finale e di giocarsi il titolo fino alla fine. Questa è una cosa abbastanza deludente, soprattutto anche per come è arrivata poi la sconfitta in semifinale, con questo 6-3-6-1 che non lascia proprio spazio a nessuna discussione. Alaieto e Sofia Araujo hanno dominato il match. Sì, ne abbiamo parlato anche di loro vastamente durante i primi tornei. Onestamente, vedendole giocare contro Sanchez e Maria, vedendole anche molto, molto cariche, molto in palla, sebbene comunque Iglesias abbia sbagliato lo stesso qualcosa proprio per tendenza di gioco, la Osorio ha fatto una partita clamorosa e hanno meritato la vittoria. Ecco, qui manca forse quella, tra virgolette, mentalità vincente, chiamiamola killer instinct. Onestamente ci credevo, dopo aver visto quella partita, ci credevo, pensavo potessero andare in fondo e poi a quel punto, arrivando in finale, un po' quello che succede, succede, però in finale ci arrivi. Avere un crollo e perdere così male, onestamente non me l'aspettavo. Bisogna però dire anche che la coppia inedita, e qui abbiamo parlato e parliamo e parleremo di coppie inedite che vanno avanti. Ecco, Araujo Alaieto sono state la coppia onestamente un pochino rivelazione, anche perché hanno giocato un gran padel, poi si sono fermati in finale, ma ne parleremo. Però che sia un'idea per far scoppiare le gemelle, no, ovviamente è esagerato, però hanno conseguito un bellissimo risultato, fatto direi fino alla finale di un ottimo padel. Sì, hanno sicuramente sbalordito. Non mi aspettavo una finale subito, perché è il loro primo torneo insieme. Da quando seguo il padel non ho memoria delle Alaieto separate che non abbiano giocato insieme, anche lo scorso anno, quando una delle due ha annunciato di avere problemi di sclerosi multipla, se non sbaglio. Comunque problemi fisici gravi. E quindi hanno giocato un gran padel, hanno vinto abbastanza nettamente tutte quante le partite che hanno affrontato. Prima Riera Iaguno 6-3-6-4, hanno battuto appunto in semifinale 6-3-6-1 Osorio Iglesias, per poi fermarsi in finale abbastanza, primo set nettamente 6-2, nel secondo un po' più combattuto, però contro una Bea Gonzalez e una Marta Ortega che questa settimana erano veramente ingiocabili. Erano veramente ingiocabili. Marta Ortega tornata ai livelli di quando è stata numero uno al mondo in coppia con Marta Marrero. Bea Gonzalez finalmente solida e concentrata, senza troppi alti bassi per tutto il torneo. E sono contento per loro, perché io tifo da sempre, da quando ero piccolo, tifo per Bea Gonzalez, che ha 20 anni, quindi non è possibile, però diciamo che è la mia preferita nel circuito femminile. Quindi sono contento che sia finalmente riuscita a portare a termine un torneo e vincerlo, dopo che quest'anno avevano comunque vinto due challenger che sono di altissimo livello anche quelli, perché mancano le prime due o tre prime, le prime due coppie al mondo solo sono escluse, quindi comunque hanno dimostrato di poter competere. Però ogni volta che affrontavano José María Sánchez e Triay Salazar, poche volte sono riusciti a competere alla pari. Invece questa volta non solo hanno giocato alla pari, ma hanno nettamente dominato Triay Salazar in semifinale e poi vinto nettamente la finale. E poi nei quarti hanno battuto Delfina Bretta, Mara Icardo, che invece piccoli sprazzi di ripresa, che sconfermati anche da Delfina Brea dopo il torneo, che si è fatto le congratulazioni alla compagna Tamara Icardo, incitandola ancora di più, dicendo che è molto vicina al livello dello scorso anno, finalmente.
Sì, infatti passo in avanti che speriamo sia l'inizio di un'altra coppia che possa tornare a contendere, perché lo abbiamo detto e anche chi ci ha seguito ne aveva commentato la cosa, c'è possibilità per loro di competere con le prime della pista e quindi avere un passo in avanti così è molto molto importante. Trias Salazar che ha detto quando mi hanno perso il primo 7-6-1, ho detto vabbè, adesso faranno come al solito, come hanno fatto al turno precedente con Mario Sainz, gli è andato il primo set e poi gli ha lasciato 3 game, saluti e baci. E invece questa volta no, questa volta hanno perso male il primo set e in realtà non sono veramente mai sembrate in palla, mai sembrate veramente in grado di portare a casa una partita o ribaltare una partita contro Marte Bea, che in questa settimana hanno sbagliato veramente pochissimo, erano in the zone e hanno sempre fatto giocare una palla in più a tutte le coppie contro cui hanno giocato. Anche in finale sono andate dal punto di vista difensivo, ci sono stati alcuni sprazzi veramente di onnipotenza. È chiaro che se becchi la partita giusta con le teste di serie numero 1 e 2, secondo me ti togli anche una piccola scimmia dalla spalla, perché ovviamente quando ti fermi sempre lì, ad un certo punto, una volta, due, tre, poi pensi di non poterle mai battere. Invece in questo caso le hanno battute e si spera che possa essere un segnale o perlomeno per loro un'iniezione di fiducia per dare quella continuità che fino ad oggi è mancata. Finale che, a mio modo di vedere, hanno dominato senza se, senza ma, magari anche oltre poi il punteggio finale, perché Alaieto e Araújo hanno sbagliato abbastanza, proprio forse perché Bea e Marta hanno fatto giocare più palline di quelle che era necessario con recuperi, ma proprio hanno imposto il loro gioco senza ombra di dubbio e alla fine anche un pochino di mancanza di chimica fisiologica è assolutamente comprensibile. In finale si è visto un paio di palle in cui indecise si sono fatte un pochino sorprendere, direi. Torneo, vittoria e percorso coronato con successo in modo assolutamente meritato per Marte Bea. Sì, torneo. Settimana perfetta per loro. Finalmente, come ho detto prima, hanno portato a casa il loro primo torneo della stagione del World Padel Tour, diciamo, che comprendeva tutto e non Challenger. Sì, è stata la settimana perfetta. Speriamo per loro che si siano tolte la scimmia e che già dal prossimo torneo siano competitive sempre, anche e nuovamente, contro Trias Salazar e José María Sánchez. Dico soltanto una cosa. Attento, prima hai detto in the zone, attento nel mondo del padel a citare queste cose perché sembra da zone, poi dalla settimana prossima ci chiedono se World Padel Tour si vede su da zone e diventa un problema, dato che tutte le settimane ci chiedono dove si vede, se dici da zone è un casino. Effettivamente, ci sta, ci sta. Non ci avevo neanche pensato, non c'ero neanche andato sopra mentalmente, ma viste le richieste che arrivano sul dove si vede qui, dove si vede là, bisogna essere molto molto precisi, molto molto precisi, perché è importante, è importante. Vabbè, visto che alla fine ci chiedono dove vedere il padel, eccetera. Facciamo un attimino di spoilerino, pubblicità, insomma, Padel Podcast, chiaramente la chat che state ascoltando la troverete anche in audio da domani mattina fino a quando volete, scrivetevi su Spotify, su Google Podcast, Apple Podcast arrivando, ci abbiamo qualche problema ma ce la faremo, e anche ovviamente dove ci chiedono dove vedere il padel, su Padel Chat, la trovate ovviamente su Telegram, chat aperta a tutti, chi vuole entrare. Siamo già tantissimi, anche forse oltre quelle che potessero essere le nostre aspettative. Siamo tanti, cercate Padel Chat su Telegram con la bandierina italiana è una sola. Venite, commentiamo il padel, racchette, insomma, e vi diciamo soprattutto dove vedere il padel. Qualche volta al giorno, ogni tanto, non tantissima, diciamo, 3-4. ce la caviamo. Esatto, 3-4 al minuto. Bene, passiamo ora al tabellone maschile, dove probabilmente bisogna cominciare. Allora, faccio così: sgancio la bomba, poi andremo ad analizzare i temi un pochino più seri e magari più legati al padel.
Quarti di finale vanno fuori Navarro di Nenno molto male, vanno fuori Galan Lebron molto male, non so se più o meno male, ma tanto poco cambia. L'impressione è che per come sono andati fuori, visto che Paquito e Martin di Nenno avevano la partita, non dico in mano, ma hanno vinto 6-2 il primo, erano 2-0 il secondo col servizio e mi sembravano abbastanza in controllo, poi si è rivoltata la frittata. Galan e Lebron avevano iniziato molto bene con Sanchez Capra e poi si sono fermati e hanno perso inopinatamente, abbastanza nettamente il secondo set. Ora, abbiamo accennato che il fatto che c'è il Premier Padel della Roma, facendo uno più uno, Galan e LeBron, ne parlavamo anche l'altro giorno quando ci siamo visti, subito pronti sui social, già la domenica a Roma, a parlare del Premier Padel, a spingere la cosa, eccetera. È vero che siamo italiani, è vero che pensare male si fa peccato, però insomma, non che abbiano perso apposta, assolutamente no, che però hanno detto: vediamo come va, mi viene da dire sia l'uno che l'altra coppia quasi. Io sinceramente l'ho pensato. Allora, su Di Nenno e Paquito non credo, anche perché la loro pubblicità a Premier Padel però non è stata così eccessiva. Su Galan e LeBron, visto quanto sono stati spinti, tra virgolette, dall'account di Italy Major Premier Padel, qualche dubbio è venuto anche a me dopo, perché veramente i primi giorni, cioè sabato e domenica, erano solo video loro. Loro che sono stati super, dalla gente che ha partecipato ai loro allenamenti, e sono stati gentilissimi e disponibilissimi con tutti a fare foto, autografi, quindi comunque tanto di cappello, perché non è sempre scontato che giocatori numero uno al mondo di qualche sport siano comunque così, sempre così gentili con il pubblico. È anche vero che a livello World Padel Tour non c'è tanta attenzione al giocatore come c'è in Premier Padel, dove veramente i giocatori sono le stelle del torneo. E lo si vede dalle immagini di chi segue i social di Premier Padel e del torneo romano. Veramente l'affetto che stanno ricevendo in questi giorni penso che non l'abbiano mai ricevuto, almeno in Europa, forse in Argentina, dove il padel è veramente quasi una religione. Ma stanno ricevendo affetto e attestati di stima e entusiasmo incredibili. E quindi, cioè, la pubblicità che è stata fatta a LeBron e Galan sabato e domenica è stata incredibile. Ora, non hanno perso apposta contro Capra e Sanchez, però diciamo che il ritorno d'immagine per loro e tutti i loro sponsor è stato grandissimo, anche nonostante la sconfitta, perché erano ovunque nei social del torneo romano. Per quanto riguarda appunto invece Sì. Paquito e Diné, no, non sono d'accordo. Cioè, no, non sono d'accordo, non penso che abbiano, diciamo, tra virgolette, perso apposta, cosa che non hanno fatto neanche Galan e LeBron. Sottolineiamolo, però Di Nenno e Paquito sono molto più, cioè nel senso Paquito lo vedo troppo agonista, troppo voglioso di vincere tutte le partite per poter sciogliere una così facilmente e dire vabbè, tanto adesso c'è il Roma. Boh, io la partita mi è sembrata cambiare un pochino troppo in fretta e diventando poi sì, più Paquito molto falloso così un pochino dal nulla. Chiaramente, come hai detto tu e specifico anch'io, nessuno perde apposta e nessuno fa calcoli. Se c'è un calo di tensione è chiaramente inconscio o per motivi, mille motivi. Ecco, però insomma, due sconfitte un pochino particolari, terreno apparecchiato per la coppia che viene appena dietro e va bene, che è quella che si è sostanzialmente inserita tra di loro nei tornei fino ad oggi, ma lì ci arriveremo. Cingotto Teio che battono Di Nenno e Navarro e poi gli manca ancora il centesimo per fare l'euro, come dicevamo nello scorso torneo, perdono abbastanza nettamente da Sani e Tapia, direi niente di nuovo all'orizzonte, probabilmente anche loro a un certo punto si dovranno togliere la scimmia dalla spalla come Marta e Bea, magari arriverà il momento perché la stagione è lunga, però ancora anche oggi, pur avendo preso uno scalpo importante, arrivano a un certo punto e poi si ferma. Sì, Cingotto e Teio
Boh, io già dall'anno scorso mi aspetto il loro exploit che purtroppo ancora non è arrivato e ho dubbi che adesso ormai che possa arrivare. Io, cioè loro sono molto uniti, sono quasi fratelli, ma cioè, nel futuro Cingotto lo scorso anno ha detto che vorrebbe giocare tutta la carriera insieme a Teio. Non lo so, sono due ragazzi particolari, cioè particolari nel senso sono bravissimi ragazzi, persone umili, cioè nel senso non sembra quasi che siano stelle del padel. Però secondo me per vincere forse è giunto il momento che anche loro si separino. Non so se a fine stagione, tra 2 stagioni, però li vedrei bene magari per darsi delle chance, darsi la possibilità di vincere magari separandosi, perché poi quando si è troppo uniti poi il rischio può essere che appunto non si riesca ad avere quella scintilla per provare poi veramente a competere contro i big del padel mondiale. Volevo chiederti, perché io ho fatto fatica, li ho guardati anche bene anche in questa situazione e faccio fatica a capire non di chi sia la colpa, ma in realtà che cosa manchi a questa coppia. Sicuramente il killer instinct, perché quest'anno le loro occasioni le hanno avute per fare quel passo in più e è mancato, come abbiamo detto anche nello scorso torneo e anche un pochino in quelli precedenti. Però dall'altra parte vedo un giocatore di sinistra che ha tutto, un giocatore di destra che ha tutto per fare il giocatore di destra. Non so, secondo te che cosa manca a livello proprio concreto a questa coppia? Manca a Teio un giocatore di destra più forte, che possa veramente fare la Ma più differenza. Secondo me offensivo o più forte in generale? più forte in generale, cioè con un Sanio, con un no, magari con un Yanguas, no, perché sono molto simili. Però con un Sanio, secondo me, Teio sarebbe un giocatore di un altro livello. Con Dineno sarebbe un giocatore di un altro livello. A Cingotto. Anche fisicamente purtroppo è piccolino, quindi cioè, fa fatica ad un certo punto ad essere, cioè, un giocatore che non sbaglia mai, però in questo padel bisogna iniziare pure a fargli i punti. Come l'evoluzione che ha avuto Dineno dallo scorso anno a quest'anno è incredibile, cioè Dineno adesso quando vuole fare i punti li fa, Cingotto fatica molto e secondo me questo fa la differenza al momento e quindi secondo me Teio con un giocatore come Dineno, con un giocatore come Sanio potrebbe fare il vero salto di qualità perché è fortissimo. Parliamo dell'altra semifinale, che a mio modo di vedere è abbondantemente nella top 3 delle partite più belle della stagione, lunghissima, perché la riedizione della guerra dei 100 anni del padel, perché è stata veramente lunghissima e infinita. Però Maxi Sanchez, Lucio Capra contro Franco Stupasuk e Pablo Lima, con tutte le implicazioni emotive di coppie, eccetera, eccetera, beh, è stata veramente una partita super dove. E Lucio Capra è venuto fuori alla grande, secondo me ha giocato anche un'ottima finale, poi sono arrivati corti contro una coppia che è evidentemente più forte di loro. Bellissima partita, combattuta, tirata fino in fondo, 7-5, 4-6, 7-5, e già il risultato dice tutto. Stupa e Lima hanno avuto le loro possibilità. Onestamente io, sebbene sia stata veramente lunga, mi sono divertito molto, mi è piaciuta e la metto abbondantemente nelle top 3 partite finora. Poi vincono Sanchez e Capra, quindi noi abbiamo detto: ah, le coppie che cambiano, eccetera. Si sono sparati una finale Stupa e Lima e un'altra Sanchez e Capra, quindi ovviamente tutti i ragionamenti noi che facciamo dalla nostra seggiolina sono andati un po' a ramengo, anzi, diciamo, diamo ragione ai giocatori che si sono separati e si sono messi con dei compagni che per ora, la rondine non fa primavera, stanno rendendo bene. Sì, però se Stupa e Lima non vincono questi tornei con Galan e LeBron che escono subito, Paghide e Dineno che escono subito, quando è che vincono? Cioè, anche qui, questa qua è vero che lo scorso torneo sono arrivati in finale, hanno fatto subito l'exploit, però è vero che ci sono anche gli avversari, però Stupa si è separato da Ruiz per vincere i tornei. E siamo a due e non ne ha vinto neanche uno. Sì, ha fatto una finale, però nell'altra ha perso la semifinale contro comunque Capra e Sanchez, che prima del torneo non gli davamo una lira, nonostante l'anno scorso insieme abbiano vinto il Master a Valladolid.
E quindi boh, non lo so, nel senso, continuo a riflettere sulla scelta di Stupa di lasciare Ruiz, perché appunto se lo cambi è perché vuoi vincere subito, se non cogli subito le occasioni, poi quando ricapita che di giocare senza Paquita, Di Nenno e Galan e LeBron in semifinale. Detto questo, partita meravigliosa, Stupa e Lima hanno avuto l'occasione soprattutto nel primo set che hanno avanti di un break, sono fatti ribreccare, hanno perso 7-5 e poi hanno perso appunto 7-5 al terzo. Un Capra fenomenale, ha giocato un torneo veramente meraviglioso, anche in finale finché ha retto nel secondo set è stato veramente pazzesco, ha veramente dominato. Infatti c'è cioè un giocatore come Capra, averlo visto all'inizio stagione con Avi Ruiz, ho pensato perché un giocatore così forte va con un giocatore come Ruiz, sì che è forte ma è più un giocatore vecchio stile rispetto ai nuovi giocatori di sinistra di potenza. E quindi ha finalmente tornato con Maxi Sanchez, che dicevamo che insomma lì magari essere bollito fino a 2 tornei fa, invece ha dimostrato di essere ancora in grado di poter dire la sua. È stato solido, però Capra è stato fantastico. No, davvero fantastico, mio MVP del torneo a mani basse e come dicevi anche tu, Maxi Sanchez, molto bene, l'ho visto proprio tonico anche cercare di attaccare la partita molto molto più di quello che avevamo visto in questo primo scorcio di stagione con Lima e che ci aveva fatto arrivare ai ragionamenti bollito, vecchio padel, eccetera, eccetera. Quindi hanno fatto un grandissimo torneo, in particolare Capra. Sulle possibili, se non vincono questi tornei, Stupa e Lima, io francamente faccio fatica a pensarli, facevo fatica da subito a pensarli vincitori di tornei. Nel breve, magari si insinueranno in qualche buco. Questo era già uno di quelli. Io boh, non lo so, faccio fatica a vederli più in là di un certo livello. Poi vedremo anche come crescerà la loro intesa e come miglioreranno. Mi sembra che in alcuni frangenti della partita manchino ancora. Sarà confidenza, sarà conoscenza reciproca, sarà tante cose, però. In questa partita, come dicevi, potevano chiudere il primo set, si sono fatti breccare, ma 5-4, hanno perso 7-5, male, male, da questo punto di vista male. Chi poteva e doveva approfittarne erano Sani e Tapia, che in realtà senza fare cose pazzesche, a parte i soliti colpi incredibili di Tapia, che qualcuno nella partita te lo mette, hanno vinto anche perché hanno perso il primo, anche il secondo hanno rischicchiato un pochino, poi il terzo set è stata una non competitiva perché è finito 6-0, la partita c'è stata e come, e anche questa decisamente godibile, almeno 2 set su 3, anche qua mi sono divertito molto, bella partita incerta e potevano tranquillamente non vincerla Sagna e Tapia, sarebbe stato qui sì, secondo me è un peccato davvero capitale. Beh, sì, per loro sarebbe stato un peccato capitale. Non vincere loro questi tornei veramente, cioè, sarebbero dovuti separare lunedì. Considerando poi che loro non giocano assieme Premier Padel, cioè, non possono perdere queste occasioni visto come sono andati negli ultimi tornei in cui LeBron e Galan li hanno spazzati via in 4-7, cioè in 2-7, in 2-7 nei precedenti 2 tornei. Quindi, cioè, loro devono assolutamente approfittare di queste occasioni. Sono stati bravi a farlo, hanno rischiato un po' contro Coelho e Belastegui, un po' in finale, anzi più di un po' in finale hanno rischiato contro Sanchez e Capra, però sono riusciti a portarla a casa e con 6-0 finale, che è stata proprio la ciliegina sulla torta di un torneo di Tapia in cui fa dei colpi veramente di una bellezza abbacinante. Non mi piace chi lo dice spesso nel basket questa parola, però è veramente i colpi della sua be cioè, i colpi che fa Tapia a volte sono veramente incredibili, cioè, ti fanno alzare sulla sedia e fare la standing ovation da casa da solo. Eh sì, ecco, se devo dire, ovviamente un pochino di debole per Tapia, un po' bello impossibile, talento pazzesco. E quando guardi le partite in cui c'è lui, sai che qualcosa succederà. E
A me in finale è capitato 2 o 3 volte di alzarmi da solo e dire vabbè, basta, cioè dall'altra stanza mi dicevano cosa è successo e Agustini è andato al lavoro. E poi anche perché ha quella sinistra tendenza che poi quando fa un colpo non te ne regala uno, magari ne annella 2 o 3 in cui dici vabbè, poi c'è anche il game in cui stura completamente e sono livelli impossibili quelli di grande talento che se avessero anche la continuità dei grandi metodici non, cioè, potrebbero posare le racchette e dire va bene, questo torneo partecipiamo, giochiamo per il secondo, tu vai per il primo. Tapia è inebriante quando gioca, quando ha delle giornate positive e forse, e non, mi sembra quasi incredibile dirlo, in certi momenti è lui che trascina Sanyo, che mago di regolarità, quest'anno un filino meno, secondo me. Sì, cioè il torneo l'ha vinto Tapia questa volta, quindi c'è poco da dire. Cioè, tra i due, chi ha giocato meglio è stato Tapia con tutti i suoi tanti alti e bassi, però è lui che l'ha portata a casa e ha trascinato Sanio. Beh, come dicevo prima, era importante per loro vincere, perché non vincere questo torneo, poi non essere presenti a Premier Padel per la diatriba Nox con Premier Padel, contratto col Padel Tour, sarebbe stata dura, un duro colpo per la coppia, considerando anche che Sanio poi comunque non giocherà il torneo a prescindere, a Doha ha giocato col nipote, qui non giocherà perché, se non ho capito male, la moglie è incinta e sta per partorire il secondo figlio, quindi vuole stare a casa. E quindi sì, erano obbligati a vincere, hanno vinto, Tapia è stato l'MVP della coppia, perché l'MVP del torneo è per me Lucio Capra, anche se non si dà mai l'MVP a chi perde, però non lo diamo a lui. No, no, assolutamente. Se per quel poco che può valere, Lucio, qui il Padel Podcast elegge Lucio Capra MVP del torneo. Non gli servirà niente, non gli farà guadagnare assolutamente una lira, quindi se ne farà il giusto, però noi il premio glielo diamo. Noi siamo qua a fare la video chat sul premio sul Padel World Padel Tour di Copenaghen. Siamo già in campo a Roma. Possiamo dire che ci saremo, l'abbiamo già detto, quindi ci saremo in coppia. Speriamo di fare qualche bel contenuto serio e divertente, interessante per potervi condividere un pochino la nostra esperienza e saranno 4 giorni decisamente intensi. Quindi io, Emiliano, ti ringrazio come al solito. Come detto, Grazie. trovate se subito. Aspetta, tu subito la puntata in podcast domani mattina. Grazie, mi scuso se ti ho interrotto. No, volevo ringraziare, sì, volevo dire, saranno 4 giorni di fuoco adesso. Io sono già a Roma e da domani alle 9 presenta al Foro Italico per Premier Padel e poi sperare anche di giocare insieme a qualche giocatore, perché i media sono stati invitati a giocare con le stelle del torneo di Premier Padel, quindi vediamo chi dobbiamo battere domani. Va bene, questa è già una Ho dichiarazione di portato guerra. la best pie dell'anno per batterli, la Bull Padel Ioniq Power, quindi e Bull Padel non mi paga per fare pubblicità, anzi. Esatto, non possiamo neanche mettere un messaggio promozionale perché non è un messaggio promozionale, è pura sensazione, quindi ce la giochiamo così. Va bene, allora va bene, io ti raggiungo domani mattina per chi ci ascolta in diretta, stamattina per chi ascolta il podcast e poi per tutti gli altri e poi vediamo, insomma, se ci dovremo scendere in campo contro i campioni, vedremo come fare. Grazie mille a chi ci ha visto, chi ci ascolterà in podcast ovviamente, grazie a voi e a questo punto ci rivediamo chiaramente sui social di Padel Review, di Simone Mazzola Padel & Tech, sul sito Padel Review, sul canale YouTube, insomma, in tutti i nostri canali in questi giorni con i racconti brevi. E poi vi faremo un bel racconto settimana prossima nella video chat. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao ciao!